una mano che ti aiuta ad alzarti quando cadi è molto più importante di mille braccia che ti abbracciano quando sei in piedi. A guardare il mondo che hai dentro, portaci chi ha i tuoi stessi occhi. Quando mostri le tue debolezze, c'è chi ne approfitta e chi se ne prenda cura. È così che conosci il valore delle persone. Sai una cosa? L'intelligenza si paga con la guerra in testa per tutta la vita. Non puoi pretendere di far nascere dei sentimenti in chi non ne ha. Se ti piace Just Funny World, iscriviti al canale, metti un like, grazie. Se conoscete qualcuno che ha il coraggio di dirvi veramente quello che pensa, tenetevelo stretto. L'amore di un solitario è il più autentico che ci possa essere. Ti amo per scelta, non per compagnia. Non importa se hai stile, fama o soldi, se non hai buon cuore e umiltà, non vali nulla. Parlare chiaro sempre, se si allontanano, hai vinto tu. E ricorda, non fare agli altri ciò che vorresti non fosse fatto a te. Non amo chiamare errori le mie scelte sbagliate, preferisco definirli tentativi di felicità. Sai, c'è gente che non riuscirebbe a passare l'esame di coscienza nemmeno copiando. Se ti piace Just Funny World, iscriviti al canale, metti un like, grazie. Il bello delle persone false è che una volta che le scopri si allontanano da sole. La fine non è quando ti allontani, la fine è quando non ci pensi più. Quella voglia di fare le valigie e sparire per un po' da tutto e tutti. Ho deciso di volermi bene e di perdonarmi per tutte le volte che avevo bisogno di me, ma ero troppo impegnata a pensare agli altri. Sii fiera di te, perché ce l'hai sempre fatta da sola. Ormai non mi aspetto più niente da nessuno. Chi mi pensa, mi scriva. Chi sente la mia mancanza, mi cerchi. Chi mi vuole bene, lo dimostri. Quante volte capita che vorresti dire tante cose, ma poi pensi, vabbè, lasciamo stare. Poco importa se non siamo simpatici a tutti. Non si vive per ottenere apprezzamenti. L'importante è piacere a se stessi. L'importante è essere in pace con la propria coscienza. E se questo vuol dire essere accettati da pochi, vuol dire che quei pochi saranno i benvenuti nella nostra vita.
Certe persone sono come le matriosche. All'inizio ti sembrano così grandi, ma poi piano piano si rivelano piccole, piccole, piccole. Se ti dà fastidio il caldo, pianta un albero. Se ti dà fastidio l'acqua, pianta un albero. Se ti piacciono i frutti, pianta un albero. Se ti piacciono gli uccelli, pianta un albero. E se ti piace la vita, pianta un sacco di alberi. Quante persone si perdono quando smetti di chiamare tu per primo? Si lasciano mai le case dell'infanzia? Mai. Rimangono sempre dentro di noi, anche quando non esistono più. Sai, se la gente ricordasse più spesso che su questa terra siamo solo di passaggio e che questa vita non è eterna, forse riuscirebbe ad essere più umile e meno cattiva. La donna più pericolosa è quella intelligente, perché sa che sei un coglione. Ti posso dire una cosa? Sono due le cose più importanti nella vita: salute e serenità. La salute è il benessere del corpo. La serenità è il benessere dell'anima. Tu sei così, parli poco, ma hai gli occhi che parlano per te. Senti un po', ma se uno va in ferie e non mette nessuna foto sui social, la vacanza è valida? Lo so, inizia l'estate, ma tienimi con te lo stesso. Non lasciarmi solo. Io non l'ho mai fatto. Cara me, ricorda di essere forte come il vento e indomabile come il mare, perché il vero dramma della vita è perdere se stessi. Bisogna stare attenti ad aiutare gli altri. Il confine tra le essere utili e le essere usati a volte è impercettibile. Non vendicarti mai. Siediti e aspetta. Coloro che ti feriscono spesso si distruggono da soli. Puoi avere tutte le ricchezze del mondo, ma se non hai sincerità, umiltà e onestà, non hai niente. Un animale domestico è la miglior medicina contro i mali dell'anima. Parla con tutti. Divertiti con molti, fidati di pochi, dipendi da nessuno. Non è ricco chi ha tanti soldi, ma chi si gode la vita. L'intuito vede sempre un attimo prima degli occhi e non sbaglia mai. Sii paziente, a volte devi attraversare il peggio per ottenere il meglio. Come disse Toto, sii sempre gentile e umile. Ricorda, si nori, si nasce,
non si diventa. Sai, l'amore non è raro. Rare sono le persone che sanno amare. La cattiveria che le persone gettano sugli altri non è altro che la cattiveria che vive in loro. Non è altro che il frutto delle loro frustrazioni. Bizzarra la vita. C'è chi ti imprigiona per anni in un pensiero. Poi giri l'angolo e qualcuno ti libera con un sorriso. Sai, a volte si ascolta la musica per non pensare, ma poi ti accorgi che per ogni canzone vi è sempre un ricordo. Sai una cosa? Abbiamo tutti un numero di telefono che non faremo più, ma non cancelliamo. Nella vita è fondamentale metterci sempre l'impegno, la faccia, l'amore, poi ci sarebbe da metterci anche le palle, ma va poco di moda. Non lasciare andare mai tre cose: un amore che vi fa sorridere e ridere, la speranza di un sogno, la voglia di ricominciare sempre. Noi che avevamo la TV in bianco e nero, ma la vita a colori. Ditelo ai bambini che siete fieri di loro, magari eviteranno da adulti di credere di non valere nulla. Col tempo impari a tenerti le cose dentro, non perché hai un carattere chiuso, ma perché spesso spiegare è inutile. Tanto alla fine le persone che ti capiscono veramente sono quelle a cui non hai bisogno di spiegare nulla. Ho nostalgia dei tempi di una volta, quando si era poveri di tutto, ma non di valori. La bellezza non è nel viso, dove molti la cercano, è nel cuore, dove pochi sanno arrivare. Nella vita puoi essere furbo quanto vuoi, ma ricordati, chi vive nella falsità è il doppio gioco, non va da nessuna parte. Sai, finché dici sì 99 volte sei una brava persona, appena dici una volta di no non servi più. Il mondo è, purtroppo è così. Molte volte si sorride e si fa finta di nulla, ma dentro solo noi sappiamo come stiamo. Quante volte capita che vorresti dire tante cose, ma poi pensi, vabbè, lasciamo stare. Sai una cosa? Sono poche le cose che possono salvarti la vita: l'amore, il mare e un gatto. I bambini amati diventano adulti che sanno amare. Io amo la semplicità che si accompagna con la umiltà. Mi piace la gente che sa ascoltare il vento sulla pelle, sentire gli odori delle cose, catturarne l'anima, perché lì c'è verità, lì c'è dolcezza,
lì c'è sensibilità, lì c'è ancora amore. Nella vita non lasciate mai andare tre cose: un amore che vi fa sorridere e ridere, la speranza in un sogno, la voglia di ricominciare sempre. Date retta ai gesti, mai alle parole. I gesti dimostrano, le parole deludono. Non vergognarti mai di aver voluto bene a persone che poi si sono rivelate false. Lascia che siano loro a vergognarsi di ciò che sono. C'è un valore che non bisogna mai perdere per nessuna ragione al mondo. Si chiama dignità. A volte ritornano, ma ormai non ti fidi più. Anche alle donne forti va presa la mano. Un giorno di preoccupazione è più stancante di un giorno di lavoro. C'è crisi di persone vere, di sincerità, di affetto, ma soprattutto c'è crisi di valori. Tempi moderni? No, tempi poveri di anima. Arriva un momento in cui tutto cambia, e soprattutto cambi tu. E quando succede, o qualcosa inizia o qualcosa finisce. Essere buoni non è un difetto. Il difetto sta in chi crede che i buoni siano anche stupidi. Chi costruisce castelli con le proprie menzogne si seppellirà sotto le sue stesse macerie. Sii ciò che sei e di ciò che senti, perché quelli a cui importa non contano e a quelli che contano non importa. Come disse Toto, uccidimi con la verità, ma non prendermi in giro con la bugia. Sapete una cosa? Siamo fatti per poche persone e spesso non le incontriamo. Sai, le persone vere non hanno mai tanti amici. Lascia stare, non insistere, non chiedere attenzioni. Chiudi quella porta, hai già dato troppe possibilità. Ora tocca a te essere felice. Le persone oneste e leali non ricevono mai meriti nella vita, ma possono guardarsi allo specchio senza vergognarsi di nulla. Sai, non cambiare per farti amare dalle persone. Sii te stesso e le persone giuste ameranno chi sei veramente. Sai, ogni vipera muore del suo stesso veleno. Le fai felici con poco,
le rendi tristi con un niente. Queste sono le persone sensibili. Sai, quello che non lasci andare ti rimane addosso. Quello che ti rimane addosso ti appesantisce. Quello che ti appesantisce non ti fa crescere. Impara a lasciare andare, impara a perdonare. Solo così potrai andare avanti e lavorare sulla tua crescita.